portare l'ufficialità. Sì, manca solo l'ufficialità, ma ci dovremmo essere. E come è andato l'incontro questa mattina con i vertici biancoverdi? Molto bene, se abbiamo sistemato tutto e aspettiamo solo le sistemare. Ah, ma cosa ti ha spinto ad accettare lì? È una piazza importante, è un'occasione per me giovane per puntare ad andare dove tutti i calciatori sognano, Serie A. Ecco, sei contento di approdare in questa piazza? Chiaramente conosci la tifoseria, hai visto qualcosa? Sì, sì, seguo, mi piace seguire alla televisione, ho visto la piazza, la media spettatori che tiene, una piazza importante. Ecco, sei un giocatore molto duttile al centrocampo, sulla fascia, interno di centrocampo, dove ti piace più giocare? Io gioco sulla fascia, a destra e a sinistra, indifferentemente. All'occorrenza io nasco anche mezzala, che non ho problemi nemmeno a fare la mezzala. Paolo, conosci già qualche calciatore del gruppo oppure sei tutti nuovi per tempo? Per ora non ho ancora incontrato nessuno, però li ho visti alla televisione, li conosco tramite la televisione. Di Mister Rastelli, cosa ne pensi? Hai avuto modo di vedere in TV, insomma, ti ha fatto una buona impressione? Sì, una persona, mi hanno raccontato anche i dirigenti del Pontedera che conoscono, una persona squisita che sul lavoro gli piace lavorare con persone serie. Io sono uno di questi. Cosa ti senti di promettere di così livelli? Io sono appena arrivato, ma non sta a me promettere. Si partirà con le migliori speranze, poi non lo so. Ecco, nei piani di Rastelli dovresti essere l'erede di Zappacosta per caratteristiche, un giocatore che ha fatto benissimo quest'anno, ha trovato l'Under 21, è una bella responsabilità. Sì, sì, è una bella responsabilità. Speriamo di seguire dove viene lui. Grazie mille.